Ora basta. Dobbiamo ribellarci alla spogliazione della città, alla sua discriminazione, sia se tratti dell'odiosa tassa di vera nera, sia del fatto che non si trovano i soldi per rimettere a posto l'ospedale quando si sono fatti nuovi in tutta l'Umbria, sia quando portano via l'università come scienze politiche e come in questo caso per l'ASL. Non c'è nessuna motivazione che giustifichi il trasferimento della direzione amministrativa a Foligno. Noi abbiamo un territorio più grande, abbiamo 10 comuni in più, abbiamo 80.000 persone in più, siamo centrali rispetto alla dimensione della nuova ASL, ma soprattutto non siamo capoluogo di provincia come Perugia, e quindi è giusto che la sede dell'ASL rimanga a Terni. Noi andiamo in comune perché auspichiamo che il Consiglio Comunale e il Sindaco prendano una posizione netta e decisa a difesa della città. Perché Terni sia privata della sede ASL. Siamo 80.000 cittadini in più, abbiamo un maggior numero di comuni, siamo capoluogo di provincia, siamo al centro del territorio. Basta considerarci cittadini di serie B. Tevere nera, ospedale, ASL, università, inquinamento, è giusto ribellarsi. Tutto.